Buonasera Ste. Buonasera Asso. Grandissimo come sempre. Sempre regolare, sempre puntuale. Vedo, ecco. Grazie per la precisione svizzera. Allora. Perché stamattina dall'Inghilterra. Stamattina io sono di Roma e dico stamattina. Stamattina è rimbalzata una notizia su Gianluigi Donnarumma. Ah, frate, non ce ne frega un cazzo Donnarumma. Ma no, io do dalle notizie che ho invece. E è rimbalzata questa notizia che Manchester City avrebbe pensato, breaking, eccetera, eccetera. Impossibile. Allora, no, invece è possibilissimo, perché su Donnarumma non solo c'è l'interesse concretissimo breaking, del Manchester City, sì, urge quindi molto, questo urge mi porta a pensare che Ederson è in uscita, ma il City, oltre ad aver sondato... No, breaking, fai... Sì, l'ha detta il Daily Mail stamattina, vedo che tutti gli altri stanno uscendo adesso. Pure te. No, ho capito, amico mio, in Inghilterra fanno il giornale la sera stessa, io sono arrivato più tardi rispetto al Daily Mail, però grazie ai miei contatti diretti con l'entourage posso raccontarvi di più, chiaramente. Sì, ho letto che Romano ha smentito. Detto ciò, il Manchester City non solo si è mosso, ma... si è mosso anche in maniera concreta. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che intanto ha iniziato i primi contatti, quindi non è sta pensando, ma sono iniziati i veri e propri contatti. Ci sarà o ci sarebbe comunque una resistenza da parte del Paris Saint-Germain, che non vorrebbe privarsi del suo gioiello. No, la resistenza, che cazzo dici? Che non vorrebbe... L'unica cosa morta in questo canale è la tua capacità erettiva, quindi per favore parla di altro. Ride? No, chi ha fatto il ride, frate? No, so i ride che fai da solo, cioè ha fatto semplicemente ride con un utente, non è un ride. Ah, chiedo scusa. Dicevo, non solo si è mossa concretamente, ma sono iniziati i primi contatti. Di rimbalzo, poco più tardi, ho scritto alla mia fonte che mi raccontava di Magnan un po' di tempo fa. E mi hanno detto che anche per Magnan sono ripresi i contatti. Ma col City quindi o col Paris Saint-Germain? Sono presi i contatti tra il City e l'entourage del giocatore. Attenzione anche al Paris Saint-Germain in caso di partenza di Donnarumma. In caso di partenza di Donnarumma, dici un collegamento. Sì, secondo me c'è tutto un collegamento, cioè, quello che mi racconta. Una giostra per farci ritrovare con Sportiello titolare. Milan. La giostra, ma non ha previsto il pezzo del Milan. Vabbè, Mamardashvili. Attenzione, perché da quello che risulta a me il Milan si è informato con la CIA Stellar per i costi di Wojciech Szczęsny. Ma vaffanculo, dai. Oh, se quindi... mi portano. Allora vi giuro, lo dico adesso, lo sapete, io sono societario in senso più puro, io sono la puttana di Giorgio Furlani, ok? Se mi porta Szczęsny come portiere titolare, io compro una maglia del Milan con scritto Furlani e la brucio in piazza Duomo. Lo dico adesso, chiaramente. Noi ci dissociamo chiaramente su Lo dico adesso. Allora, calma, perché secondo me Cohen qui se si muove Ederson parte una giostra dei portieri, giostra, ovviamente. No, a me continuano a dire che Guardiola non disdegnerebbe il fatto di far diventare Ortega primo portiere. Ma il costo di Donnarumma quant'è? 70? Al momento, devo dire la verità, non lo so. Ederson dovrebbe aver litigato con Guardiola, quello che ho Ederson va in Arabia, ragazzi. No, ma io lo dico. Quindi questo è quanto. Lo dico tranquillamente, per me ci sono solo tre portieri che possono sostituire Magnan e di cui mi riterrei felice. Mamardashvili per Valencia, sì. Diogo Costa o Zolakis dell'Olympiakos. Basta. Tre nomi.
Solakis, ma guarda il video dove questo. Aspetta, è chiaro che secondo me il Milan ha cambiato metodo, no? Però il fatto di Fulkrug, il fatto di Donnarumma, scusa, il fatto di Morata, secondo me non disdegna la frate, fine. Ma, te, ma c'è di... una pippa, ragazzi. No, perché no, voi non guardate la Juventus. Voi non guardate la Juventus. No, voi non guardate la Juventus. Che palle con sta parola pippa. No, voi non guardate la Juventus. Allora, io ho passato, ok, un anno con Daoud, mio caro fratello, mio caro amico, ok, che odia Szczęsny in maniera viscerale. E all'inizio dicevo, ma come fai ad odiare Szczęsny? Ma che cazzo dici? Poi ho visto le partite della Juventus. Ragazzi, dà meno sicurezza de non lo so, de un coltello attaccato alla gola. Cioè, non dà proprio sicurezza Szczęsny. È un portiere brutto. Però, Ene, però dobbiamo ragionare su quello che abbiamo sempre detto. Per fare bene in Serie A serve un portiere che non faccia troppi danni, ma non è che c'è bisogno. Ma ne ha fatti dei danni quest'anno Szczęsny, Cohen. Può farlo passare per Tatarusano, mi sembra esagerato. Ma ne ha fatti tanti dei danni Szczęsny quest'anno. Però fa pure i miracoli. Ma che cazzo dite, ragazzi? Le partite le dovete guardare. Comunque, vabbè, questa è anche una è la prima esclusiva che vi diamo, perché comunque le cose secondo me si metteranno in moto non appena Ederson sarà ufficiale in Arabia. Quindi comunque Faina, se esce Maignan, secondo me per il Milan bisogna fare attenzione, ma non è una notizia, è per logica, pure a Meret che è in uscita da Napoli. Ma sì, pure culo, pure Meret, dai, su, ma andate a fare in culo quelli su, ma non è vero, ma perché, ma scusa, ma se ricevi 90 50 milioni, quello che dici, ma se ricevi 90 da Maignan, perché non puoi andare al Valencia a dargliene 40 per Mardashvili? Ma fanno quegli acquisti là, ma che cazzo vuol dire? Ma certo, ma se mi arrivano 90 da Magnani, io 40 per Mamardashvili li spendo. Ma figurati. Ma certo, chat. Quindi questa hai detto grazie bene, Francesco. Ma io chat al City meno di 90 non chiedo per Magnan. Quanto pensate ma che mi devono dare per Magnan? Regalano, no, certo, lo regalano, E non me ne frega un cazzo, io vedo chiede 5 milioni, 6 milioni. Ma io Magnan a meno di 90 non lo cedo. Ma va. Ma se Onana è partito a 60 milioni di mortacci vostri. Allora, scusatemi, no, no, però scusatemi. No, però adesso mi incazzo. Adesso mi incazzo. Perché l'anno scorso i fenomeni in chat. L'anno scorso i fenomeni in chat ci dicevano che 60 per Onana fossero giusti. Ok? 60 per Onana fossero giusti. Se 60 per Onana sono giusti, ok. Magnan vale almeno 90. Almeno. Ma non vale quest'anno i portieri costano di meno. Su. Ma non è vero che costano di meno i portieri. Non è una cazzata. Una settantina gli puoi. Le puoi chiedere tranquillamente 70, no, 75 me, le puoi fare. Secondo me arrivi a 60 grazie. Sì, a 60, quindi allo stesso prezzo di Onana c'è domani. Onana, infatti. Ma che Onana, cazzo sì, dici? Però tu devi parlare di uno, cioè loro vanno e vogliono Onana, non è che cercano un portiere e poi vedono qual è il migliore. Ma pure il Paris Saint-Germain, se parte Donnarumma, vuole Magnan, o il City vuole Magnan. Però attenzione, però loro potrebbero parlare pure su qualcun altro, cioè non ha lo stesso valore. Non ha lo stesso valore. No, ma perché secondo te il City per caratteristiche preferisce Donnarumma a Magnan? Io ti dico oggi che Guardiola preferisce Magnan 10 volte a Donnarumma. Ragazzi, per, allora se ne sovrende per le caratteristiche che ha, perché è un giocatore che a differenza di Donnarumma sa giocare con i piedi. Aspetta, Ene, aspetta però. Stiamo parlando al momento di un'ipotesi un po' remota, perché comunque il Milan se lo farebbe pagare. Grazie 17 per i 100. Il discorso che faccio io è un altro. Siamo sicuri che il Milan prenda un portiere di livello già pronto e non prenda una giovane scommessa? E chi ha giovane scommessa per te? No, per quelli che ha fatto Henrik Sinomi, per me sono giovani scommessa. Ma Mardashvili non è una scommessa? Tolto ma neanche Diogo Costa è una scommessa. No, frate, ma Diogo Costa non è una scommessa. Quanto te costa? Diogo Costa come Mardashvili 40-50. No, secondo me pure di più con l'Europa. Ma come fa a spendere 50 milioni per noi? Ma 50 milioni per Milan, come fa a spenderli per un portiere? Ma quando cazzo ma se entrano, attacchi, ma se entrano quelli di Magnan? Ma quando ti attacchi il cervello? Ma se entrano quelli di Magnan? Se entrano quelli di Magnan? Non li cioè, la cazzata è il motivo per cui mi incazzo. È che se tu sapevi che avresti ceduto Magnan in questa sessione di mercato, non prende Di Gregorio. Non lo sa, per me è una follia. Ma non lo sa, gli arrivano offerte e quello poi deciderà lui se andrà o meno. Vai, asso. Ma scusa, Enrico, se tu te vuoi vendere 90 Magnan, giusto? Grazie, Fordig.
Ma tu pensi che il Manchester City, mo perché c'è i balocchi freschi, non pensa le stesse cose, pensi di invece di tenere 90 a te per Milan, ne sarà più il portiere del Valencia a 40. No, perché sono due, perché per le caratteristiche che ha Magnan non ha nessuno al mondo vicino a lui. Vabbè, però non si pone il problema che vadano a prendersi quello del Valencia e noi ci teniamo. Non lo vogliono quello del Valencia. Il City vede meglio Magnan che ma tutta la vita, Ale. Certo, è meglio Magnan per Donnarumma. Donnarumma è fortissimo nei pali, però quei piedi è scarso. Guardiola fa impostare proprio dal basso al portiere. Ma non c'è giocatore al mondo in porta forte quanto Magnan con i piedi, non c'è, ragazzi. Secondo me Pezzini è meglio con Magnan. Io mi prenderei Donnarumma. Secondo me sta giusto a Donnarumma bacerebbe a terra per tornare a Milanello. Tutto sta giusto. Bah. Ma non penso. Donnarumma ce l'ha in mercato in Premier. No, no, ma va in Premier, frate, dai. Ma dai, finito. Fatto due figure di merda. Ma vai a tornare a Milan, Luca. Ragazzi, ma non tornare. Io ho detto un'altra cosa. Portiere, cioè ci stanno le squadre che deve fare portiere. No, ma aspetta, fammi chiarire questa cosa. Chat, non ho detto che Magnan è il portiere più forte al mondo, perché per me non lo è. Ho detto che Magnan è il portiere. Deve fare portiere, No, c'ha Lunin, fidate se tengono Lunin. Fidate se tengono Lunin. Ma che hai visto che ha fatto Lunin? Fidate che se tengono Lunin. Comunque in altri due anni ce l'ha, frate, eh. Oddio, secondo me. Secondo me in altri due anni ce l'ha Courtois. Comunque i nomi per me sono quelli. A me c'è il portiere dell'Olanda che non dispiace, quello del Brighton, che non mi ricordo come si chiama. Secondo me è un buon portiere. Ma che c'entra? Adesso di bel Milan in caso di sostituzione di Magnan. Ma guarda, ti dirò, lo sai che Milan è il portiere fondamentalmente. Verbruggen, sì. Lo potrebbe prendere pure in Italia se sono furbi. Ma chi, frate? Ma chi? Provedel? Ma vaffanculo te, Provedel. Dai, capisci il cazzo, non capisci niente. Vabbè, c'hanno pure Mandas che è buono a Lazio. No, però Mandas per Milan non va bene. Provedel già andrebbe bene. Mandas troppo giovane. Ah, ma Provedel per Milan, dai, ma stiamo scherzando. Provedere al Milan per me, ripeto, e prende Provedere, cioè Provedere può farsi io vi dico da tifoso del Milan che a me basterebbe un portiere normale, non mi serve il fenomeno in porta, a me basta un portiere normale. Per me il fenomeno in porta cambia le partite. Se vuoi vincere la Champions League, sì, hai ragione. No, no, ma anche se vuoi vincere il campionato, Cohen, l'anno dello scudetto, Magnan t'ha salvato 200 volte. Dove c'entra avanti, mo va bene, però vedere in porta. Non capisco. Ma che cazzo vuol dire? L'anno dello scudetto salta 6 mesi, frate. Ma l'anno dello scudetto, ma in quei mesi che c'è, Magnan è il portiere più forte al mondo. In quei mesi che c'è, l'anno dello scudetto. Sì, però come vedi, pure quando non c'è, alla fine non riesce a vincere lo stesso. E c'era Tatarusanu, non è che c'era. Vogliamo andare con la seconda subito? C'è stato un sondaggio da parte del Napoli per James Rodriguez. Non vedi che roba. Che cazzo te ridi? Sopiano è fortissimo, ma capisci proprio poco di calcio. Sì, ma non te capisci veramente poco di calcio, capo. Tu capisci veramente proprio poco di calcio. Io non lo vedo, capisci? James Rodriguez sotto Conte, ragazzi, diventa come quello che abbiamo ammirato 10 anni fa. Non vedi che roba. 10 anni fa. Ma 10 anni fa, ha giocato, 10 anni fa, capite poco di voi capite poco de calcio. Questo è il problema vostro, che vanno imbriagato con le cazzate i giovani, a New Generation vi hanno ubriacato di stronzate. Ma vedi, tu gioca, tu sei manco do gioca, ma uno che gioca in Brasile, che c'ha un campionato molto tecnico, ma con dei ritmi. Ma che ha fatto cagare pure in Brasile, ma è uno che non c'ha innanzitutto ha fatto la Coppa America che finisce più. Ma basta, ha fatto solo la Coppa America, ha fatto solo la Coppa America. Non c'ha voglia di allenarsi a grandissimi a ritmi, grandissima intensità, cioè, ma in Brasile il ritmo è veramente quello dei passeggiate, E dice tu vuoi che uno a 30 anni si ricicla per venire qua a fa che a Napoli a fare l'eroe, ma quelli soldi va più da un'altra parte, né? C'è sta Napoli. L'anno scorso aspetta un attimo, fai in basti perché tipo perché magari se vuole rimettere in gioco. L'anno scorso il signor James Rodriguez fa 12 presenze nella Serie A brasiliana, un gol e due assist. Quest'anno nella Serie A brasiliana fa 2 partite, 0 gol e 0
assist e fa tre presenze nella Paulistão a uno con un gol e un assist. Questo è il grande James Rodriguez. Ma l'ho detto ieri sera, è un giocatore inspiegabile. Questo in nazionale è un fenomeno. Vabbè, ma ragazzi, ma la nazionale è qualcosa che tu c'è dentro, che ti stimola, soprattutto per questi paesi sudamericani, è molto più sentita che magari dalle nostre parti. No, però ho detto, questo è un giocatore che sta a San Paolo. Ma è finito, dai ragazzi, è finito. No, ma... cioè, quando tu vai in Brasile, i ritmi dell'allenamento sono brasiliani, te fai una samba, te vai in giro. Ma come te fai una samba? Ma che modo di parlare è? Ma che cazzo vuol dire effettivamente da fare samba? Le metodologie arrivano tutto il mondo. Hanno vinto quattro mondiali, sì, però sono pure in Brasile. No, io ho visto certe partite, vanno a velocità, una voglia. Vabbè, allora Cicciore, tu puoi raccontarci tutto, ma non che hai visto il campionato brasiliano. Tu no, Augusto, tu non vedi un cazzo. No, ma vedi, tu non vedi calcio. No, no, ma Augusto, vedi, ma che tu a te cosa serve vedere calcio? Che se parli con James Rodriguez e vuoi vedere il mio uomo, che cazzo te la vedi a fare partite? Però io perché sei stupido, sai perché sei stupido, ok, e anche un po' ignorante. Mi dispiace perché oggi è uscito un bel TikTok di Dries Mertens. Puoi metterlo? Io mi devo informare col TikTok di Dries Mertens. Secondo sto coglione, no, non lo vado a mettere. TikTok di Dries Mertens è un qualcosa, no, ma io non lo metto. Ma Augusto, tranquillo, non lo metto, cioè non metterò. Invece adesso tu lo metterai, ma non metto TikTok di Dries Mertens, lo metterai perché no, ma perché c'ho ragione, no, ma anche perché volta. Non c'ho l'accesso a TikTok sul computer, quindi te l'ho mandato il video su WhatsApp. Ti ho mandato il video su WhatsApp. Io purtroppo mi stufo dopo un po' averci ragione, capisci? Toglio di, quindi lo capisco che avesse sempre ragione dopo un po' te stufi. Ma posso mettere TikTok di Mertens? Prego, mettilo, guarda. Ma noi ci dobbiamo informare su TikTok di me, cioè dobbiamo commentare un TikTok secondo questo coglione. È il 2024, Ciccione, TikTok domina il mondo. Ma come Bremer o Romagnoli? Ma se potevi TikTok, ma che cazzo dici? Mi fai vedere partite senza spettatori, TikTok e partite quelle normali se vanno a vedere, perché un attimo. Acerbi o Bremer? Ma come? Bremer, perché è più veloce, Acerbi è più forte con i piedi. Bremer o Romagnoli? Bremer. Bremer o Rudiger? Ma che sono queste domande? Ma che caccia sbuffi Bremer e Rudiger? Ma Rudiger tutta la vita. Rudiger o Barzagli? Mamma mia, che ma ce la fa a dire qualcosa che non sia... Si fanno a fanzofione tutto. Dai, ma Rudiger, voi non ve ne Rudiger o Bastoni? Bremer Romagnoli. Mi piace Bastoni perché è forte con i piedi. Bastoni. Bastoni o De Ligt? De Ligt o Varane? De Ligt. De Ligt o Sergio Ramos? Sergio Ramos. Ah no, Sergio aspetta, Ramos, ma veramente ha detto De Ligt, Varane, De Ligt? Sì. Ma questo non si ricorda cos'era Varane Prime? Ma che ci sta a prendere per culo, Mertens? Mi dispiace. Sergio Ramos o Van Dijk? Ma Sergio Ramos. Ma penso che puoi finire. Sergio Ramos o Koulibaly? Ah, Monga Kuli. Ah, Monga Kuli. Ma basta. E cosa vuol dire? Cosa basta. C'entra? No, vuol dire. Ma coglione, ha fatto vedere pure un po' di ritirato. Testa di cazzo! Ma che cazzo una carriera! Pezzo di merda, non è adesso! Testa di cazzo! Mertens, è finito del gioco a calcio, neanche il commentatore gli fare faio. Ma come fa a fare il commentatore? Ma ce la pisce in cazzo di quello che sono quelli che hanno smesso. Saprisse in attività a Mertens, chi sordi che ha fatto, ma se ne passa. Saprisse la pizzeria a Napoli, non so qualcosa. La dimostrazione. Che Sergio Ramos a 38 anni ancora farebbe la differenza. Ma è la carriera, cretino, ha detto ma Barzagli. No, ma ragazzi, ma questo è un idiota. Ma Faina è un idiota. Ha messo Barzagli. Ha smesso da 3 anni, che cazzo gli è? Ma Faina è un idiota, ragazzi. Non l'ha capito. Ma tu ci dai due criceti che stanno un pensiero dentro la testa. Calma. E un paio di notizie. Ma tra l'altro, aspetta, scusami un attimo, Faina. Cioè, se tu devi scegliere tra Barzagli e Rudiger, e scegli Rudiger, ok, come computo della carriera totale, per me sei un coglione. Più cioè, Faina, meno Camello. Ma Barzagli, ragazzi, era uno dei difensori più forti del mondo. Io Barzagli, Rudiger, ci penso proprio tanto. Cioè, ma che cazzo sei di Ale? Ma Barzagli tutta la vita, oh, ma non scherziamo. Aspetta, tutta la vita. Se ha parlato tutta la vita, frate. Non so quanto Champions League, se ha parlato uno che fa il titolare Real Madrid. Sì, frate, fa titolare Real Madrid. Però tu non te lo ricordi, ma Barzagli prima di andare a Juve
Sì, ma ok, sono d'accordo. Sì, la Juve, però va, però va, la Juve diventa, diventa il simbolo della, della difesa. Cioè, della BBC era il secondo dopo Chiellini. Oh. Dai, non scherziamo. No, no, era fortissimo, però Andrea, non puoi dirci penso. Io ci penso. Eh no, là panna pure a gusti, oh. Là panna pure a gusti Rudiger Barzagli, eh. Rudiger quando te marca te mangia. Però sicuramente Ale, aspetta, sicuramente Ale. No, no, aspetta, aspetta. Ale. Era che il Napoli sta a cercare uno che gioca da no, tua. Fammi rispondere un attimo. Ale, però sicuramente se dici se fai questo ragionamento, ok? Poi quando devi scegliere, quando devi scegliere Rudiger Bastoni, non mi scegli Rudiger. Cioè non mi scegli Bastoni, scusa. Se mi fai sta pippa e se mi fai questo ragionamento, poi Rudiger Bastoni, Rudiger tutta la vita. È una vergogna, oh. Rudiger Bastoni. Devo commentare un TikTok. Ma manco territori dei bastoni sceglievano. Scusi, dai Ale, ma riusciamo a mettere la scrivania davanti la sua testa? Riusciamo? Perché no, la voce... la webcam, basta che sposti la webcam. No, ma perché il problema è il microfono, perché sentivo come si sente male. Secondo me, hai capito come... No, a me... Sì, perché stai così. Ma si sente bene in realtà, dai. La voce va di là. No, 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 si sente bene. No, dai. Però a parte gli scherzi, la webcam sposta la frontale, almeno ti vediamo. Aspetta, me la fa... Attenta a non rompere il computer, eh? Per favore, per favore. Già meglio. Comunque, allora, arriviamo al capitolo Matias Sule. Abbiamo detto qualcosa ieri sera. Un'altra volta. Un'altra pippa su Sule. Milan, ci arriviamo al Milan. Anzi, sai che ti dico, Goen, così almeno te... C'è l'accordo totale tra il Milan e il papà de Samardzic. Come accordo totale? Accordo totale tra le parti. Totale. 4 milioni di commissioni per il padre. Una vergogna. Vabbè, 4 milioni ci può stare, di commissioni. No, 4 milioni di commissioni. Il Milan ha anche fatto un'offerta all'Udinese da 15 milioni. L'Udinese ne chiede almeno... almeno 20, le parti sono in trattativa. Beh, dai, 17, cosa, 18 se chiude, 22 milioni costo operazione totale. La cosa è abbastanza avanzata, così mi riferiscono. Come mai ha preferito Milan a Lazio, Farina? Come... No, ti dico quello che mi hanno detto. Mi dicono che il papà voleva mandarlo in una squadra che facesse la Champions League. Si è amaramente pentito un po' di quello che ha fatto nei mesi scorsi, nel senso che a me hanno detto insomma che dopo un po' ci ha ripensato insomma all'Inter, al Napoli e tutto quello che è successo in passato, e avrebbe voluto per il figlio un futuro in una squadra che avesse fatto la Champions League. Non gli importava onestamente del ruolo da titolare, perché vuole che il figlio giochi in una top, in una squadra che faccia la Champions. Per quanto lui tiene il figlio forte, dice che in qualsiasi squadra sarebbe andato in Italia avrebbe preso il posto da titolare. Poi chiaramente questa è una speranza da padre, vediamo poi se andrà al Milan, se farà il titolare o meno. Allora se Furlani, no, dico solo una cosa, se Furlani mi cucina un 4-2-3-1 con Richard Rios, Reinders e Samardzic sulla tre quarti, io posso andare a lottare in qualsiasi campo della Champions League. Se poi ti vende Magnan e ti piglia Szczęsny, che succede? Ah, lì? No, lì probabilmente la comprerei, ma è uno strappino qualcosa. Però Richard Rios, Reinders, Samardzic è il mio sogno. Loftus, qualcuno devi sacrificare. No, però, cioè, sta settimana io mi aspetto che il Milan chiuda due ufficialità. Allora io credo che il Milan due le ufficializzi settimana. Io credo, guarda, se vuoi che mi espongo, non è una notizia, io credo che il primo di questi potrebbe essere Pavlovic. Mamma mia Cohen. Credo Pavlovic, che Samardzic e Fofana. Pavlovic, Samardzic, Fofana, Morata, Fulkrug, il mercato migliore del Milan negli ultimi 15 anni. Lo devi dire piano, lo devi dire morbido, Pavlovic. Il mercato migliore del Milan negli ultimi 15 anni. È una sensazione, Cohen, poi ripeto, le notizie le diamo, le sensazioni pure, però con cautela, Fofana è ufficiale? No, Fofana non è ufficiale. Il Milan sta andando avanti. So che c'è stato, leggevo stamattina, di qualche interesse dalla Premier, ma credo che sia qualcosa di disturbo, secondo me.
Il Milan è abbastanza avanti con Fofana, ragazzi. Sai chi è che sta mettendo i bastoni fra le ruote al mercato del Milan? È l'Atletico Madrid. Perché se sì, sono ossessionati, fratello, sono ossessionati, ti giuro. Sono andati a fare i disturbi su Fulcrug, su Pavlovic. Su Fulcrug. Addirittura la Bild ha sparato che l'Atletico volesse pagare 30 milioni Fulcrug, ma credo sia infondata. No, ma chat, ma io Orl, la quantità di interisti ossessionati che leggo in chat, io non capisco. Ma io non capisco. Ma io non capisco. Avanti, amici miei. Vabbè, avanti. Schifo. No, ma io non capisco. No. Vabbè, ma ragazzi, ma non è che lo scoprite adesso che è di gli amici interisti. Ma sto pezzo di merda. Scusa, ma sono amici. Sono miei amici, scusa. Ma ne sono tuoi amici perché gli voglio bene. Non tifo Inter, ammettilo, bastardo. Ma non tifo Inter, Augusto Ciccione. Che cosa tifi? Mi sono simpatici, bastardo. Tifosi dell'Inter. Bastardo. Molto simpatici, tifosi dell'Inter. No, ma io chiedo, ma amici dell'Inter, no? Sono piccolo che è così. Amici dell'Inter, ma se siete così sicuri di essere così tanto più forti, ma allora chi ve lo fa fare di sprecare tempo a dirmi in chat tanto arrivate 20 punti sotto, tanto siete scarsi lo stesso? Cioè io vedo un po' di paurina da parte vostra. Io capisco che quando vinci lo scudetto hai solo da perdere, probabilmente perderete quest'anno. Però vi vedo troppo nervosi. Aspetta, ma che cazzo aspetta, me ne frega però. Voi? Tanto aspetta, avete preso Saman, avete preso Zielinski, avete preso Taremi. Siete a posto, ma no? Nervosi? Ma come nervosi? Li vedo nervosetti. Frate, se il Milan l'anno scorso ha levato Giroud e messo Morata, basta. No, sono il Milan dell'anno scorso, ho levato Giroud e messo Morata. Ho preso un allenatore serio. Ho preso un allenatore serio. Appunto. No, meglio De Pioli no. Questo non vuol dire il campo che parla, Luca. Il campo che parla, non vuol dire che è meglio De Pioli. Il campo che parla. Non sai che sarà meglio De Pioli quando vincerà lo scudetto. Bravo Asso. No, Fonseca non sarà meglio De Pioli quando vincerà lo scudetto. Fonseca sarà meglio De Pioli quando vedrà una squadra scendere in campo con delle idee, con un senso e che lotti senza farsi umiliare in tutte le partite. A me basta questo, Ale, per essere meglio di Pioli. Cioè a me non serve altro. A me basta giocarmi un derby senza essere sotto al settimo minuto. A me basta giocare una partita in Champions senza saper di aver già perso. Amico mio, queste sono le tue idee che io rispetto ma non condivido. Ma viviamo di idee. E quindi chi sono io per oltraggiarle? Non sono violista, amico mio, però è fattuale. È fattuale quello che ha fatto Pioli al Milan. In quanti anni? Allora, dai, 5 anni. Voi scommette che Fonseca a 5 anni non ci arriva? Io ti dico che se vuoi scommettere con me, vuoi scommettere con me 50 sub. Vuoi scommettere con me 50 sub che Fonseca non fa due anni al Milan? No. Io ti dico già adesso sicuramente non ci arriva, perché nel calcio di oggi è molto difficile, ma bene o male, perché neanche Pioli ci doveva arrivare. Ma quello che ti dico è che Pioli ha vinto al terzo anno, non ha vinto Cohen, al primo anno. Posso esporre? Vada. Io dico una cosa, non dico che il Milan vincerà lo scudetto, ma ti dico che il Milan farà più punti del miglior Milan di Pioli. Ma va. Ma smetti. Il Milan farà più punti del miglior Milan di Pioli. Fate ma smettila, amico mio. Fonseca, mi dispiace, ma si è preso una patata bollente. E mi secondo me non è le corde per farlo. Fonseca, per fare meglio De Pioli, deve davvero vincere lo scudetto. Quindi, secondo te, fa meno punti dell'anno scorso? Secondo te, al quinto anno, vediamo se ci arriva. Al quinto anno, no, io ti sto dicendo, fa meno punti dell'anno scorso. Quest'anno, con la squadra che più o meno 87 punti. Fa meno, quanti punti ha fatto il Milan l'anno scorso? 76. No. 76. Sai che mi sa meno, in realtà, li fa uguali. Secondo me supera gli 80 in secondo me fa 73-74. Per me il Milan fa 87-88 punti. Ne supera 80 del Giroud. Quanti gol ha fatto Giroud l'altro anno? Morata fa più gol del Giroud, questo è poco ma sicuro. 15 Giroud. Il Milan l'anno scorso fa 75 punti. A me dispiace che ho stato a far passare come il salvatore della patria a allenatore quando devi parlare campo e quando non era la cosa. No. È il salvatore della patria. Non era la cosa che quello che c'era prima aveva finito quello che c'era prima. Luca, quello che dico io, ho stato a far passare come il salvatore della patria e sinceramente è l'unica cosa che non vi aspettavate era proprio Pioli, perché questo non cercavate questo dopo Pioli.
No, certo, però ormai ce l'abbiamo. Come tu dici in negativo che bisogna aspettare il campo, io ti dico anche in positivo, aspettiamo il campo, vediamo cosa fa. Comunque, caro Goin, adesso mi stava a rivedere due cose. Pioli prende il Milan ottavo, Fonseca prende il Milan secondo. Ci sarà una differenza. E com'è che questa differenza non valeva quando si giudicava i 5 anni di Pioli? Com'è che non valeva quella? Ma scusami Luca, ma io sto parlando dell'inizio di una carriera. Fonseca prende il Milan, fattuale? Fonseca prende il Milan secondo in classifica, ok? Quindi con un appeal alto, con una caratura alta. Pioli lo prende ottavo, quindi. Amico mio, Ma infatti, ottavo c'era manca la conference, ma quinto e todo c'era, È arrivato sesto quell'anno. Sì, perfetto. Riporta in Champions il Milan. Ma Fonseca che cosa vuole Fonseca cosa vuole riportare a Milano? Lo scudetto. Dove mi hai sentito dire che il Milan deve arrivare quarto? Dove me l'hai sentito? No, io voglio sentire. Non mi devi cacciare. Sei uscito da solo, cretino. Sei uscito da solo. Sei uscito da solo. Sei entrato sempre live. Non è vero, bastardo. Vai a fare in culo. Nessuno l'ha cacciato. Secondo me il discorso è veramente molto semplice. Cioè, poi vedremo. Deve arrivare almeno secondo. Ma io ve lo auguro. No, fratello, deve vincere lo scudetto se papà lo mette. No, perché l'anno scorso tu non l'hai vinto. No, l'anno scorso non l'hai vinto. Ma che vuol dire che c'entra l'anno scorso? Stai parlando del Milan che prende. Oh, ma 5 anni fa Pioli, non è che fa 6 mesi, punto, vince al terzo, non vince al primo. Che perfetto, ma vince lo scudetto, frate. Fonseca, secondo me, ha lo scudetto, non lo vede manco col binocolo. Lo vedremo, ma comunque per fare me, meglio dell'anno scorso, basta fare 77 punti. Oggi, amico mio, Milan sta sotto all'Inter e alla Juve. Poi fa come te pare. Sulla carta, la carta non oggi, 22 luglio, la che devo dire? Io do delle opinioni. Se il Milan prende Pavlovic, Samardzic e un terzino destro, il Milan sta sopra la Juventus. Vediamo. Ma senza ombra di dubbio, Ma non comunque Colucci ci dice che Fulkrug è vicino all'Atletico Madrid, scrivono in Germania. Sì, la 18 milioni. Te l'ho detto prima, cretino, non ascolti. No, Sky Sport Germania scrive. Che ne piglia a Bild. Quindi Sky Sport e quindi Ibrahimovic, quello che comandava testa. No, perdonami, la mia equipe. Poi andiamo avanti. Aspetta, Cohen, la mia equipe, perché c'è un'equipe seria, mi scrive che Pioli arriva in Champions dopo un anno e mezzo, perché arriva a dicembre il primo anno. Non arriva a dicembre, arriva a ottobre. E poi l'anno dopo vince lo scudetto. Quindi se Fonseca l'anno prossimo non vince lo scudetto, non è vero, la tua equipe è disinformata. Arriva a ottobre, Grazie, arriva a ottobre, non si qualifica in Champions. Arriva poi l'anno dopo arriva secondo, torna in Champions. L'anno dopo arriva secondo, torna in Champions. L'anno e mezzo per arrivare in Champions. Sì, e poi l'anno dopo vince lo scudetto. Il punto di Fonseca è già più alto, non deve arrivare in Champions, deve arrivare almeno secondo, ma non esiste arrivare quarti. Oh. Ma che scherzi. E quindi aspetta. Damiano De Di Marzio. Prego, vada. La Roma di Marzio ci dice che ha rialzato l'offerta per Sule, ha fatto 25 fuori asso. Ha fatto il bono. Che cazzo vuoi uscire? Breaking. Fuori. È uscito 30.000 mezz'ora fa. Breaking. Schimi breaking pure dei sotto. Non ti piace la concorrenza, Faina? Non faccio lo scherzo. No, scherzo. L'abbiamo letta prima. Breaking. Allora andiamo avanti a proposito di Sule. Accettanale. No, aspettate, a proposito di Sule, noi sappiamo che l'offerta è già stata inviata nel fine settimana. Da quello che risulta a me, la Juventus ancora non ha dato, diciamo, una risposta, se così vogliamo dire. E la Roma, da quello che a me risulta, avrebbe dato un ultimatum, chiamiamolo così, di ricevere una risposta entro martedì, massimo mercoledì, quindi parliamo di domani, dopodomani. E Ghisolfi vorrebbe chiudere tutto il trasferimento entro venerdì, cioè quindi entro la settimana. Poi se sarà venerdì, sabato, domenica, io questo non lo so. Mi dicono entro la fine della settimana. La situazione è questa: la Roma sta lavorando. Mi hanno mandato prima una cosa, Ale, non so se l'hai vista, anzi l'ha pubblicata Asso sul suo Instagram. Vuoi vedere le parole, Asso, per favore? Okay. Della storia che hai pubblicato, che ha scritto c'è cioè un attimo di ritardo, quello che filtrava da Trigoria. Sì. Voglio sentire opinione vostra, tu e dettagliale.
meglio prendersi qualche giorno in più piuttosto che sbagliare l'investimento, perché questo piccolo ritardo si può recuperare, l'investimento sbagliato no. Questo è il messaggio che filtra da Trigoria. Ha detto pure prima Ale. Camelia, ha detto pure prima Camelia, è quello che fanno filtra a loro. Sì, piccolo ritardo, cheat. Però non è un piccolo ritardo. Cheat. Non è un piccolo ritardo. Roma è partita in evidente ritardo già dal DS, perché se tu avessi preso un DS appena era andato via Tiago Pinto, che era la normalità, no? E tu lo prendevi, te dico, a inizio febbraio quando è andato via Pinto, ma magari a fine febbraio, inizio marzo, la Roma adesso in questo momento almeno 5 acquisti li avrebbe fatti. Invece la Roma prende Ghisolfi a inizio giugno, infatti Ghisolfi non ha colpe, Ghisolfi non ha colpe di questa situazione, ma è un ritardo che non è un piccolo, è un grandissimo ritardo, soprattutto mancano ruoli chiave da anni, e qua mancano 26 giorni all'inizio del campionato. Cioè la Roma non è che deve fare 4-5 giocatori, se doveva fare 4-5 giocatori era un piccolo ritardo. Anche il Milan li deve fare questa settimana, ma deve fare 4-5 cose. La Roma deve fare 10 giocatori, 2 li ha fatti, ne deve fare altri 7-8. So tanti, ma no, quando Ale si parla solo di Sulé, cioè io non sento altre trattative. Sulé, no, Camelio stamattina ha lanciato a Segnon. Camelio stamattina ha lanciato a Segnon. Ragazzi, ma a Segnon l'abbiamo detto noi. A Segnon è il terzino destro in questo momento, un pole position per la Roma al 100%. Per quanto riguarda Sulé, poi è uscito il nome di Summerville. Hai visto che oggi è uscito Summerville? Non lo fai mai, Summerville? No. Ma Summerville, sentite un po', scusa, ha detto Colucci che al Milan interessa Schlotterbeck. Magari piace un sacco Schlotterbeck, difensore del Dortmund. Piace un sacco a me. Prego Ale. Se salta su Le, la Roma va su Summerville. Ma mi dite che cazzo c'entra Sulle con Summerville? Ma credo sia l'alternativa. Ma scusami, ma che te sei? Che cazzo, se non c'ho proprio differenti. Ma non c'è un progetto. Ma credo uno o l'altro, Ale. Ma che te serve, capì, che non c'hanno un progetto? Cioè, che vi serve? Ma infatti, secondo me il Dortmund non te lo dà mai. Che mi serve oltre per capire, allora, che la Roma sta prendendo i giocatori in base a quelli che sono avanzati e non caratteristiche tecniche. A me sembra troppo evidente. Posso dire una cosa? Ok, mi riporto di El Nesiri e poi mi caudazze. Riporto riporto dei dati, ok, segnalati da un tifoso della Roma su Twitter. Ok, la Roma ha un valore del patrimonio netto di meno 437 milioni di euro. Prima voce importante. Seconda voce importante: la Roma ha 318 milioni di debiti verso soci, che corrispondono tutti alla proprietà, che essenzialmente continua ad immettere denaro. Ok. Capisci, Ale, che la Roma è in una situazione non disastrosa, disastrata? Cioè la Roma sulla carta è una società fallita, è una società che campa grazie all'immissione di denaro, ok, dei Friedkin, che stanno continuando a salvare una società che sulla carta è fallita. Come pensate di poter fare qualcosa sul mercato da importante, Ale? È così, guarda i bilanci. Ma non è interesse del proprietario farla fallire, quindi non potrà mai fallire. Ma è mica te so di che fallisce, ne hai capito? Te so di proprio che non fallisce, però sulla carta è fallita. Innanzitutto c'è un'opzione, vendila. Ma anche se la vendi, grazie, che cazzo cambia, Ale? Ma sto bilancio se lo ritrova vendere, anche chi compra. La deve ristrutturare e poi vendere. E per ristrutturarla tagli. Altra cosa, la Roma ha tagliato almeno il 40% del monte ingaggi. Sì, ma è questa. È la squadra che ha tagliato più di tutti sul del monte ingaggi, più di tutti. Sì, ma la Roma è messa veramente male, ragazzi. A me la situazione sembra palese, se voi volete nascondere. I Friedkin stanno tirando un po' indietro il freno dal punto di vista economico, ristrutturano la società, mettono a posto i conti e la vendono. Stop. Quindi per quanto tempo ci vuole? 2 anni? Per 2 anni. Però,
però Augusto, ci ha messo 2 anni, ci ha messo però Augusto, perdonami, il taglio di Montecatti sì, ma stiamo a parlare di 417 milioni di negativo del patrimonio netto, ragazzi, ma il patrimonio netto è la dimostrazione della salute della società, ok, hanno buttato i soldi, adesso hanno capito che devono rientrare in parte per poi venderla ad un prezzo superiore. Tu così non la vendi a nessuno una società, perché è tutto San Patrizio, Comunque il taglio degli ingaggi a cui fa riferimento Dagliale è fittizio, nel senso che è momentaneo, sono scaduti i prestiti, sono scaduti i contratti e quindi risulta sto taglio, ma poi devi ricomprare i giocatori, Sì, ma la Roma non compra i giocatori con quei ingaggi che c'aveva prima. Ho capito, ma non è il 40% però, perché poi comunque salirà. Sì, perché calcola, mo vi faccio un esempio, De Rossi Mourinho, De Rossi guadagna metà di Mourinho. Lukaku a Roma prenderà mai il gioco da 7,5, è uscito uno a 7,5, è uscito anche a War, minimo ne prendeva 3,5. No, però Ale, quello che ti voglio far capire è che in realtà i Fredkin stanno facendo... Rui Patrizio guadagnava 3 milioni, sì, ma Ale... Ryan guadagna 1.500 euro in buoni pasti. Ale, i Fredkin stanno facendo molto più di quanto potrebbero fare in realtà con la situazione della Roma. Cioè, per come... No, ma è così, Augu. Per quella che è la situazione della Roma, i Fredkin... Hanno buttato una marea di soldi. Che li hanno buttati, posso essere d'accordo, Ale. Ok, però li hanno buttati, va bene, ma adesso, ok, per la situazione attuale che c'è nella Roma, ok, la Roma non potrebbe spendere un cazzo sul mercato, dovrebbe soltanto cercare di fare tutte le sessioni in positivo, e la Roma quest'anno la sessione del mercato la finirà in negativo, perché tanto chi cazzo vendi? Pensa un po' che sta proprietà ha goduto e gode di tutti i sold out tutte le domeniche, di tutto il ma se pensi che gli basta quella una società, Ale, con Pallotta mica c'è stava questa situazione. Ma se pensi che basti quella una società, Ale, mi dispiace, ma non basta quello, amico mio. No, ma sono pure sordi quelli. Ma non basta quello. Ma non basta quello. Il botteghino è tanto va a Roma. No, ma secondo me proprio è evidente. Poi loro cederanno. Però a me sembra che la situazione per i prossimi anni, uno, due, non so quanto ci vorrà vendere la società, sarà questa. E voli pindarici. E la cosa forse che è brutta. Pur potendo fare questa cosa, avrebbero dovuto ottimizzare quelle che sono le risorse, ovvero iniziare a fare il calcio mercato prima per fare questo progetto, perché nulla vietava di questo progetto, però fatto bene. 4 anni fa. Adesso, quando Dato Pinto dice in conferenza che arriva Mourinho, noi vogliamo fare il calcio sostenibile, no? E tu prendi Mourinho, come cazzo? No, Mourinho se ne va a 6 mesi. No, all'inizio, quando viene Mourinho, sfugge un dettaglio importante a voi, perché qui sarà da colpa del suo rosso e della negatività di Fredkin. Grazie Gigione. Scusate, c'è Di Marzio che ha scritto: non c'è ancora l'accordo tra Roma e Juventus per Sulè, il club vuole 30 milioni. Vabbè, sti cazzi, fai parlare. Breaking. Prego. Vabbè, potete pure leggere dopo. Sì, infatti, una cazzata, vai Ste. Scordate il dettaglio, che questo rosso importante che c'ha la Roma deriva dagli ultimi 3 anni di gestione di Pallotta. Se la Roma c'ha 4 anni di paletti del fair play, di sicuro non hanno portato i Fredkin, ma questa è tutta opera di Pallotta. Quindi dare la colpa a sto rosso, a sto negativo, a sto del qua, a sto del là, questo è tutto quello che stai pagando come scotto della vecchia gestione. No, però stiamo a parlare di cose del 7 anni fa, sono 4 anni che 7 anni prima, che i conti sono migliorati, sono peggiorati. Credo, ma i conti non è che possono migliorare, Alessio. No, come no? Tu parti da prima, quando hai presentato Mourinho, fa sto progetto al primo anno, cerca di andare in Champions. Tu per 4 anni non fai Champions. Ti danno una risollevata, ma tu in positivo non ce vai mai. In positivo non ci potrà mai andare. Ma i conti sono peggiorati, guarda che ci stanno conti a mano. I conti della Roma sono peggiorati negli ultimi 4 anni. Scusa un attimo, Ale. In realtà Levario dice che siano migliorati, e Levario mi fido abbastanza. Quale? Ma stanno l'ultimo anno. Ma i conti erano peggiorati quelli da Roma, perché è aumentato ancora di più il monte ingaggi. Oh, la Roma negli ultimi 4 anni non va in Champions League. Ma tu hai capito, Ale? E ha avuto un monte ingaggio da Champions League. Però Ale, quello che ti so dire.
Quello che ti sto a dire è che evidentemente i Fredkin ci hanno provato, magari hanno fatto il passo più lungo della gamba, ok, ma ci hanno provato, adesso hanno le mani che non so bloccate di più. Nell'ultimo anno e mezzo hanno fatto un grosso lavoro di snellimento e gli è riuscito, perché fondamentalmente hanno abbassato il passivo dei 120 milioni di euro in un solo anno, okay? Bravo. Hanno levato le, cioè hanno, sì, e hanno forzato le perdite di 120 milioni di euro. Il problema è uno solo, grazie il press. Qui per fare un processo di crescita, nel senso a livello dei bilanci che tu lo riesci a portare a paro, oppure che la Roma cominci a generare soldi, quindi guadagni per chi è il proprietario, devi fare soltanto una cosa: intanto partire di tornare in Champions con frequenza a livello sportivo, e seconda cosa, ti devono far fare lo stadio, punto. Se non ti fanno, se tu non c'entri né uno sul campo e l'altro non te lo permettono, e non te lo fanno fare, purtroppo la Roma rimarrà sempre una macchina per i soldi. Ma non è solo questo, la Roma non ha fatto più un lavoro di comprare a poco e vendere a tanto, non ha più comprato a 5, 10, 15. Scusa un attimo, Ale, Enerix cuore rosso nero, Fabrizio Romano ha ripostato Fofana perché l'ha detto il 10. Fabri Sokins, che non c'hanno sta biffetta fra di loro, ha scritto adesso che c'è l'accordo totale con Fofana e ora il Milan andrà a trattare col Monaco. Vabbè, ma che fai, beef, Romano? La Roma non fa più Champions, la Roma non fa più grandi plusvalenze con trading dei giocatori. La realtà è stata questa: dai, col terzo monte ingaggio, e il terzo monte ingaggio con i debiti pregressi, perché non è che non c'erano debiti, per carità, ma loro non hanno migliorato. Adesso, nell'ultimo anno e mezzo, anche grazie allo sponsor, perché la Roma prende lo sponsor che gli dà un sacco di soldi, i sold out allo stadio. L'hanno anche spiegato, i sold out allo stadio. Comunque i conti sono migliorati, diciamo, sono migliorati nell'ultimo anno, anno e mezzo. Però il discorso è che da prima, se tu facevi un discorso calcistico differente, secondo me, adesso in questo momento potevi arrivare molto meglio. Però, magari però, anche c'è più sì. Tornando a stretto giro, Mourinho se ne va, che era febbraio, gennaio se ne va. Oh no! E Tiago Pinto se ne va. Abbiamo un nuovo record! E abbiamo un nuovo record! 7567 puntate in cui è stato nominato Mourinho. Record del mondo! Se ne va. Però una società che pure ha delle difficoltà economiche, a nulla vieta di fare un direttore sportivo, che sia a marzo, aprile. Nulla lo vieta, certo. Cioè, nulla vieta magari di andare a prendere, e te devo dire, invece che Sulè, andare a prendere Orsolini, faccio un esempio, per Politano, per dire un nome, no, dico un nome, lo prendi subito, cioè di fare una campagna acquisti magari accorta, ma iniziando per tempo. Cioè, aspettando tutto questo tempo, mi sembra che si sono dedicati più ad altro, che era quello che sta attorno alla società, che al campo. Cioè, questo si poteva pure prima, pure senza soldi, queste cose si potevano fare prima. Ma c'era Mazzara, che era libero, ma Mazzara non andava Mazzara. Bene. Oh, Mazzara è lo stesso che mi ha portato Righi, Ma sì, ma le lascia perdere Righi. Grazie, cioè, Giulio. Uno pronto all'opera, perché dovevi lavorare, visto che non c'avevi soldi, devi lavorare da febbraio sui giocatori. Andrà a prendere i giocatori che costavano poco. Forse sì, magari Xante, che servivano a te e che te potevano dare a questo momento. Crisolfi non c'entra niente sta situazione. No, Crisolfi va via a giugno, ma che deve fare quel coraggio? Cioè, che deve fare da giugno? Da giugno non è imposta dalla trattativa, non c'ha budget, nel senso, non c'hai i soldi per dire, oh, quanto vuoi? 30, ecco di a te. Diventa a trettà pure 50 centesimi, che deve fare Crisolfi? C'è sa poco da fare. Io sono convinto di questa cosa, veramente stanno a rimettere a posto i conti, e poi l'unica cosa che posso far vendere, non la vendono, per me non la vendono a settembre, come ha detto Giulia, cioè una cosa imminente, però nel giro dell'anno secondo me la vendono. Questo è una lettura, secondo me questo è tutto il preludio a una cessione, quello che sta soprattutto poi. Cioè, fate conto che la Roma non rivà in Champions un altro anno, e cosa che è molto facile, perché in questo momento la Roma parte nei nastri di partenza almeno al sesto posto, almeno. Ma di che? Ma quale posto? Ad oggi per quello che sei, ad oggi ottavo, tu sei troppo bello. Sono d'accordo, se metti proprio ad oggi, sì, sono d'accordo con Stefano, anche ottavo. Ottavo, guardi, quale te? Magari se non va al quarto posto per il settimo anno, ma come fa? Come fanno a Roma? Come fanno a investire? Come fanno
a rifare squadra forte, cioè poi le altre crescono sempre di più e tu rimani sempre là, il gap aumenta. Agu, il preludio, potevano vendere serenamente a febbraio quando è partito tutto, deadline, firma, closing, set, giù già potevano vendere adesso e non hanno voluto vendere per offerta davanti o messa lì sul piatto del miliardo d'euro, non gli hanno dato. Io lo dico, loro vogliono di più, ragazzi. Lo dico, per me la Lazio oggi è sopra la Roma, Sì, ma la Roma ci deve ricomprare. Però la Roma non ha fatto niente fino a oggi. Allora, Valentina, Roma ci sta provando. La Roma, se andate a vedere oggi, la Roma fa un amichevole. Che è uno cioè io dico, come cazzo le viene in mente di prendere pure l'aereo e andare là per la primavera? Oh, la primavera e fa giocare qualche giocatore super panchino. Non c'è nessuno oggi. Oh. Oggi non c'è nessuno da Roma. Ci sta manco Smalling. Dybala si è andata a sposare, Smalling, Abraham, poi andate a vedere la formazione. Come Dybala si è andata a sposare? Cioè Dybala non si sta si è sposato. Ma poi, non si allena nessuno a Roma, fratello, si allena nessuno. Non ho capito, scusami, ma non si allena. È un circo, Trigoria. È un circo, Trigoria, ragazzi. Si è sposato, sta a fare la preparazione, la fa. No, si è sposato, dai, due giorni. No, dobbiamo pure ringraziarlo. Domani rientra Dybala. Dobbiamo ringraziarlo perché doveva farsi 10 giorni, invece ha rinunciato e se ne fa solo 5, rientra domani. Ne ha rubato poco di stipendio. Ha fatto troppo ridere Pedela che ha scritto che isola felice la Roma, bellissimo. Ma veramente, oh, mamma mia ragazzi. Vi giuro, vedere società comunque, come la Roma mi viene una tristezza. Comunque andiamo avanti. Vabbè, che tu stai meglio, Io sto una crema rispetto a loro. Oh, sì, ho visto. Poi a me la cosa ridicola, vedi Dazn per esempio. Dazn ha pubblicato un video di un'uscita palla del Milan, che è una roba tanta roba, composta. Bellissima uscita palla. Madonna, se la faceva Inzaghi, che la faceva Inzaghi, una roba, donatevela, no, ma io non voglio di niente. Guardate quell'uscita palla che fa il Milan e decidete che modo. Ci sei solo tu le tue opinioni. Giocavano in primavera, no, ma sì, però ma non ho detto che è vergognoso l'uscita palla, oddio, pure quella che la prima uscita stagionale. È vergognosa Dazn che gli posta una cosa del genere e scrive: ecco i cambiamenti dei funzioni. Me la metti un attimo, c'è sta su Twitter, Enerix, per favore. Mi sembra non veramente so un teatrino ridicolo quello portato avanti da Faina. Guardatela, poi vado avanti, che c'ho tanto sul Napoli e su Juve. Arriviamo, ragazzi, qua non ve incazzate se rimaniamo tanto su un argomento. Guardate che roba. Ancora meglio. Poi Tomori, Sanema, Kers. Bolla. Ma Kalulu con la 5 quanto casa, Cohen? Guardate che uscita palla, eh? Questi sono riusciti a farci un post. Ci arriva. 200 rimpalli. Ma non c'è un rimpallo fino ad ora. Tu non sai cos'è un rimpallo. Tu vuoi parlare di calcio e non sai cos'è un rimpallo. Questo non sa manco che sono i rimpalli. Guarda che roba, guarda che uscita palla qua. È una discreta uscita palla, dai. Ragazzi, questi sono riusciti a fare un post, i cambiamenti di Fonseca. Ma sto qua è stato merda, fate i post sulle peggio cazzate dell'Inter. Ma che c'è, non è così vergognoso, senza vergogna. Guarda. Ma è una discreta uscita palla. Questa è bella, questa l'ha vista. La prima è vergognosa. Ma che cosa? Questa l'ha vista, è bella. Oh, la prima fa ride. Oh. Ma hanno preso due uscite palla. Ma per quale motivo? Hai visto quei rimpalli che non esistono? Ma no, rimpalli, hanno soppicato, hai visto che roba? Soppicato, hai visto il rimbalzo dalla palla? Ma che tu è uscita palla pulita quella? Ma allora, vede e valuta. Allora, ti spiego, no? Perché tu fai lo stesso lavoro, Faina, e forse dovresti capirlo, no? Ma se Dazn vedesse Fadiro 20 minuti su Azic, ok? Cosa direbbe? Ambedi sti rincoglioniti, c'hanno una delle trasmissioni più seguite, anzi la trasmissione più seguita sul calcio di Twitch, e fanno 20 minuti su Azic. Questi c'hanno de questo di materiale da mettere durante questo periodo, perché non è possono fare altro. Che cazzo devono mettere? È il loro lavoro. Qualcosa devono mettere, no? Ma fai una bella scheda tecnica sugli nuovi acquisti. Ma che vuol dire? I nuovi acquisti in generale. Non c'era nessuno in campo dei nuovi acquisti. Del Milan solo, parlo di tutti in generale. Del Milan non c'era nessuno in campo. Partita per cui pagano i diritti e non ne parlano, non fanno vedere niente. Ma no, ma non ne parlano, non puoi mettere uscire le palle del genere. Odio per il Milan ti rende. Ma non odio il Milan, limitati a mettere i gol. No, l'uscita palla, ragazzi, la prima uscita palla, ragazzi, ma è una roba. La seconda è interessante, da degli sprazzi di gioco. Fa capire delle cose.
comunque Tenzi è proprio sportivo per Milan, eh. Come no? Difeso Pioli. Ho difeso Pioli, ho scordato Pioli. No, quest'anno ho difeso, ho attaccato Pioli lo scorso anno. Non state fuori di testa. Non sei proprio equo. Tu sei proprio. Come comunque ti posso dire. Ho abbonamento quest'anno con l'Inter. Voglia, figurati. Ma ragazzi, ma l'uscita vale. Vabbè, comunque. No, ti posso dire una cosa, Cohen. Sta faceva Simone Inzaghi, stava qua a fare cose, ho scritto, dicevo guarda ma la fa, ma la fa, ma la fa, migliore i giocatori, guarda come è migliorato, la fa molto molto meglio Simone Inzaghi. Luca, c'è sta pure che il Milan ne possa sta sul cazzo, d'accordo, c'è sta ma non pure. Mi sta sul cazzo, sì, il Milan non ci riesce a fare il discorso, non ci riesce a fare il discorso, ma non mi... comunque siete tarati, comunque siete tarati, siamo tarati, e chi posta De Faina, Simone Inzaghi torna. Porta rispetto, porta rispetto. Posso dire una cosa, Cohen? Posso dire una cosa seria, visto che ne abbiamo, cioè ne approfitto. Spero, no, a parte Salemakers che terrei, spero che il Liberali abbia un po' più di spazio anche in prima squadra. Secondo me il Liberali è veramente un bel talento che ha il Milan. Allora, voglio far notare come Salemakers a sinistra renda 10 volte a destra dove lo usava Pioli per 2 anni. Eh no, c'era Leao, doveva mettere Salemakers, secondo te. Da mettere Salemakers, c'era Leao. Mortacci tua, c'è da mettere Salemakers. Vedete che lei è ignorante, perché sai la riserva di Messias. Faceva la riserva ignorante. Di Messias. Aspetta, dimmi, lei parla. Poi ne parliamo delle notizie squadre. Del mercato, un attimo, fammi sentire Ale. Ma ve lo terreste Salemaker come dice Leao? Sì, l'ho già detto, io lo terrei. Ma anche come possibile sostituto per la fascia, cioè in partite in cui stai a perdere, magari lo metti terzino destro, ti inventi qualcosa. 10 milioni, 12 milioni. Come venderei Okafor, se fosse Okafor è troppo forte, ragazzi. Okafor è troppo forte. Ad oggi, al 22 luglio, due cose sono certe. Due cose sono certe. 22 luglio 2024, la morte e la Roma che non compra nessuno. Queste sono due cose certe. Al 22 luglio sono due cose certe. Per un'altra. Le tasse. Che io sto avvelenato come... Però te posso dare un consiglio, Ale, serio, ok? Da persona che veramente apprezza la società Roma, perché inevitabilmente sono cresciuto a Roma, tutta la mia famiglia tifa Roma, quindi un po' di bene alla Roma glielo voglio, ok? Cambiate prospettiva su quello che devono essere i prossimi 2-3 anni. Cioè i prossimi 2-3 anni per la Roma devono essere il tentativo di ricostruire una situazione economica che abbia un senso. Perché in questo momento la situazione economica della Roma non ha senso. Che tristezza. È triste, fratello. Ci siamo passati tutti, però, Ste. C'è passato il Milan, c'è passato l'Inter, ci siamo passati tutti. Tutti. Mi piace pesce per 17 quando mi sono incazzato per prima su sta situazione di fermo da Roma. Mi piace pesce, mi piace. A se te voglio bene. Duermo poco, sogno mucho. A se te voglio bene. Qui i primi che vanno avvertito sono stati io e Ciccione, eh. No, vabbè, io mi ero dato tempo sta settimana. Io mi ero dato tempo fino al 15, Damià, per portare 3 acquisti totale, 3 di luglio. Le Fe più un altri 2, il 15 di luglio. Le Fe più un altri netto, ho detto 6 giocatori, 3. Le Fe più 2. Ah, stiamo al 22, quanti ne hanno portati? Uno, perché il secondo portiere non lo considero. No, il secondo portiere non lo considero. E Bubba Sangare che la primavera non lo considero. Punto. Ma invece di spendere 23 milioni per quella pippa delle Fe, ok? Ma compra due ragazzi giovani a 10-11 milioni, falli crescere. C'ha 40 anni, c'ha 24 anni. Ma è una pippa di merda, Ste, non ci farai mai più dei 20 milioni sulle Fe. Mia vita dice che era generazionale. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma è una pippa! Se ne parlava l'anno scorso anche di Milan delle Fe, 2 anni fa, non mi ricordo. Solagis, il portiere dell'Olimpia, è generazionale. No, no, è generazionale. Per te però quello che ti sto a far capire è che sulle Fe, ok, più dei 23 milioni che l'hai pagato non li farei mai. Oh, ma il Milan ha pagato 20 Pulisic, ragazzi, il Milan Pulisic ce l'ha pagato 20, che se lo vende oggi Pulisic ce l'hanno 50 milioni. Oh, fratello, ti ricordo che tu Pulisic e quell'altro, e come cazzo si chiama il centrale di centrocampo? Loftus.
Loftus, hai preso due scarti in uscita dal Chelsea. È che si sono rivelati due o tre giocatori più forti della Serie A. Scarti. Ma comunque il sottoscritto ti diceva che erano buoni, buoni calciatori. Ti ho detto perché sono due scarti, erano due cessi in uscita dal Chelsea. Tu devi dare tempo al campo di parlare, Enerizzo. Ma le fai scarso a Rennes. Perché non ti piace proprio, perché non si chiama Allandigno, Fernandino. Ma Ste, ma un conto, ma un conto, come tua sorella, mi perdoni, come tua sorella. Aspetta, no, perché adesso mi rincazzo. Chi te dà 50 milioni per Pulisic? E quanto dovrebbe valere Pulisic per voi? Uno che è la prima stagione in Serie A fa 24 anni, certo, fa 15 gol e 15 assist, 24 anni, quanto deve valere Pulisic? Ah, 30 milioni Pulisic. Quindi su leva le 30 milioni, ok? No, e Pulisic leva le 30. Quanto l'hai pagato? Ma andate a fare in culo. Ma andate a fare in culo, va. Ma voi non capite un cazzo. Ma io perché mi incazzo con la chat? Ma io perché mi spendo il tempo con la chat? Ma io perché mi incazzo con la chat? Rispetta la chat in mezzo, però. 24 anni ha fatto problemi al Chelsea. Ha fatto una stagione forte. 25 anni, quanti cazzo ne ha? Allora, calma, che io devo con Luca, bravissimo. Però gli è stato dato il tempo, no? Considerato scarto in uscita dal Chelsea, comunque gli è stato dato tempo, perché il campione è un'altra storia rispetto alla Premier League. Però gli è stato dato tempo. Questo manca, ha messo via del Gera Pippa e un secchio. Ma vedemolo prima, Enerix. Vediamolo sul però, campo. Però Asso, te sto a dire, un centrocampista che fa fatica a Rennes è diverso da due giocatori che hanno fatto fatica al Chelsea, dove ha fatto fatica chiunque. Ma che è stato il migliore in campo? Ma non è vero, Ale. Vatti a vedere i numeri, non è vero. Ha fatto tutta una stagione del merda. Ma perché fate finta di guardare il Rennes? Nessuno di voi lo guarda. Perché fate finta? Bravo. Io ho detto subito, lo conosco. Io la mia equipe mi ha fatto una relazione. Ma basta con questa equipe. Mi ha fatto una relazione e la relazione mi ha detto che lui comunque non è stato uno dei peggiori della ma non ha detto che è stato uno dei peggiori, Ale. Anzi, quindi l'equipe tua non è che grazie Bonio. Si è visto tutti i giocatori del Rennes in pratica. Loro si vedono anche le partite del Baldo. No, aspetta. Scusate, per voi quanto vale Pulisic? 50 milioni. No, per me no. Ma quello vale Pulisic, ragazzi. 45 tutto. 40. Per me, ma quello vale Pulisic. 40. Oh, ma ragazzi, 40. Ma voi giusto 38 milioni. Ma voi vivete 40. Sulla luna. 40. Ma voi vivete sulla luna. Voi vivete sulla luna. Per te un giocatore del Milan vale 100 milioni. Ma questo ha fatto 15 gol e 11 assist. 50 e poi mi fa passare per secchio Magnanda. 15 gol e 11 assist. È stato il migliore esterno del Milan. No, vabbè, ragazzi, guardate che quando ha preso il Chelsea Turam ne vale Turam ne vale almeno il 20-30% più. Ma che c'entra Turam? L'hanno chiesto in chat. Ma chi l'ha chiesto? Mandalo a fare in culo, chi l'ha chiesto? Aspetta, andiamo nel merito. Perché deve chiedere una cosa? Andiamo nel merito. Il signor Turam punta insieme all'Autaro. No, aspetta, Giusciccione. Il signor Turam non lo puoi cacciare. Il signor Turam, ok, punta nel miglior attacco della Serie A, ok, ha fatto 3 assist in più di Pulisic. Pulisic ha fatto 15 gol e 11 assist, Turam 15 gol e 14 assist. Ma per voi Turam vale 80 milioni e Pulisic ne vale 30. Siete la follia. Sì, mi metto un applauso da solo. Siete la follia. Mi fate schifo, interisti di merda. Interisti di merda. Siete dei disonesti intellettuali del cazzo. Fate una canna prima di entrare in diretta. Avete rotto i coglioni. I giocatori del Milan per voi valgono 5 centesimi. I giocatori degli altri valgono di 10 miliardi. Il problema sei te che pensi che un giocatore qualsiasi del Milan per te vale sopra i 50. Ma non ho detto qualsiasi, ma è stato il miglior giocatore del Milan. Ma 50 milioni sono tanti. Ma è stato il miglior giocatore del Milan. È stato il miglior giocatore del Milan. Dai, 40-45 vale tutti, dai. Comunque, vabbè, andiamo sulle altre squadre che giustamente ne abbiamo parlato poco. Inizio sulla Roma. Perché no, ho finito, ho detto quella di Sule, cioè, Camelio che gli lancia a Segnon. Poi Camelio pure qua, Camelio, amico mio, ti voglio bene, 3 giorni fa Tiago Santos, poi a Segnon. Prego. Ti aspetto solo Puffi, cioè di tante.
De chi? De Sule? No, no, in generale, solo ufficialità voglio che parli. Solo ufficialità con la Roma. Voglio vedere quanto ci metti a portare ufficialità. Non ci posso fare niente, sta il mercato, non lo faccio io. Però, purtroppo. Detto questo, vado su. Io l'ho raccontata bene ieri sera, poi Camelio è arrivato in ritardo. Però va bene. Io al signore ho raccontato bene. La Roma ha l'accordo con il club e col giocatore. Sta aspettando che esce e chiude. Ma quando esce cazzo? Perché subia? Che cazzo allora insomma? Ma io ma tanto ce l'hai qui da 73 anni che sta qui sto pacco, no? Ma rescindi e vaffanculo, gli dà buona uscita e te lo levi. Ma io spero che si è dato sto obiettivo e poi dopo con calma. C'è una cosa di buono, la moglie e basta. Che no, poi comunque Asso, per favore, non è, per favore, non è per prendere, non è per vediamola, prendere. Vediamo gli likes di Cardos. No, no, per favore, su Instagram, Augusto, dammi retta. Su Cardos ci sono i like. Guarda bene. Allora, vado sulla Juventus, perché poi vabbè, ci sono le parole di Mario Giuffredi, agente di Lorenzo, le leggiamo dopo. Per quanto riguarda la Juventus, ragazzi, oggi c'è stato un interessamento importante del Paris Saint-Germain per Jadon Sancho. Attenzione a Manchester United, attenzione a Manchester United e Paris Saint-Germain, perché hanno molto da condividere secondo me in questo mercato. Quindi occhio alle situazioni di Xavi Simmons, occhio alla situazione di Sancho, occhio alla situazione anche di Bruno Fernandes. Attenzione a questa, a quest'asse Manchester-Parigi. Il giocatore aveva dato l'ok alla Juventus, ma in questo momento la Juventus non vuole spingersi oltre perché pensa che le priorità in questo momento siano altre. La prima priorità della Juventus in questo momento si chiama Todibo. Per il giocatore francese centrale del Nizza le trattative vanno avanti un po' a rilento perché la resistenza è tanta, non è quella di Henrichs ma quella dei non francesi. Non c'è più la resistenza. Tu non esisti più, Ciccione. Tu non esisti più, cretino. La resistenza è molta da parte del Nizza, che vorrebbe concludere l'affare a titolo definitivo. Invece, per quanto riguarda l'offerta della Juventus, per ora è un prestito con diritto, Breaking. Poi obbligo a determinate condizioni. Vediamo come si andrà a sviluppare questa cosa qua. Per quanto riguarda Cop Miners, non ho aggiornamenti importanti. Devo semplicemente dirvi che l'Atalanta non si muove dal prezzo dei 60 milioni. La Juventus ha provato in queste settimane a immettere dentro delle contropartite tecniche. A me all'inizio avevano detto che Sule poteva interessare all'Atalanta, invece al momento non ne vuole sentir parlare. L'Atalanta vuole soldi tutti e subito. Sarebbe disposta a rateizzare la cifra finale, ma ad oggi non si muove dai 60 milioni. Attenzione, perché più il tempo passa e più le cose cominciano a diventare complicate. Perché questo? Perché Gasperini si è messo per traverso. Ha detto chiaramente ai percassi: se dovete vendere Cop Miners, vendetelo subito e datemi il suo sostituto. Infatti l'Atalanta è su O'Reilly, giocatore scozzese se non vado errato. Henrichs, sì. Sì. Giocatore molto non bravo. Non lo conosco, ce ne ha parlato l'altro giorno Francesco, ha detto che è il sostituto perfetto dei Cop, sì. Miners è chiaro che è un po' acerbo e vediamo poi i risultati in futuro. Poi per quanto riguarda la Juventus, ha preso corpo insomma negli ultimi ore l'idea Francisco Conceição, figlio del grandissimo Sergio Conceição, che ha fatto molto molto bene nell'ultimo europeo. Anche lì però le cifre non sono facilissime insomma, perché il Porto è un osso duro, crede molto nel giovane, ha un contratto mi sembra che scada nel 2027. Henrichs, puoi andare a controllare velocemente per favore? Aspetta, grazie, ridimmi il nome. Francisco Conceição. Ma Conceição padre è tornato da nessuna parte, è rimasto a Porto? No, fermo, senza squadra. Il contratto scade nel 2029. Ah, 29 addirittura. Quindi ma chi è che vuole? Non ho capito, frate. Chi è la Juventus? Vuole? Madonna, è una pippa con Cesaro, ragazzi. Vi prego, non lo prendete. La Juventus. Mamma, fratello, ho visto col Portogallo la quantità di volte che mi ha fatto bestemmiare. Una pippa con Cesaro. Lo prenderei subito solo per la tua recensione negativa. Subito, Pietro. Una pippa. Bravissimo, il fenomeno. Secondo me invece è un bel giocatore. Lo dico.
con Cesaro prendere il posto del Barone in corsa. Magari. Magari. Come magari? Cioè, vi ha curato l'esonero a inizio stagione. Magari. Ma magari lo mandano via a settembre per più con Cesaro, amico mio. Ma una vergogna, ma queste sono cose da no, però con Baroni, però per con Cesaro questo ed altro, insomma. Per Paro Baroni. Personalmente. No, allora io non trovo questa cosa di Arnautovic Roma e prego di bannare chi continua a scrivere sta roba. Non cazzo, c'è un controllo pure la mia. Perché se dovete di cazzate, no, lo stanno scrivendo, poi non so se è vero. Arnautovic. No, dai, se te vedi pure Arnautovic, non so se l'hanno fatto per fare cazzata a Ale. Ma non è meglio Righi, almeno è più giovane. Sto punto. Comunque, guardate veramente. Cosa? Se, no, ma se sapevo che era così sto mercato, andavo, mi prendevo una tenda in campeggio. Per favore, per le vacanze per non favore. Sono da uomini veri, Ale. Per favore, non dica cazzate. No, 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 non li bannate, non li bannate. Come Di Marzio ha twittato? Che ha twittato? Ma di Arnautovic? Non ci credo ma neanche se lo vedo. Che cazzo dite? Non ha twittato sì. Nulla, una cazzata. Vabbè, bannate l'ho tenuto. Bannate Davide 22, dai. Fuori dal cazzo. Ma non è vero, diceva della Roma, di Sule, diceva di Sule, diceva di Sule. Chiedo scusa. No, scusa. No, Emanuele, nulla, nulla, diceva di Sule. Bannato cesso pelato, ma che state matti? Diceva di Sule. Ma bastardi. Ma si sono morte Denerix, bastardi. Chi è? Chi è che no, cesso pelato, questo è cesso pelato. Ma io il colpevole Davide, ho bannato che parlava di Sule. Non c'è nessun colpevole. Ma come? Cesso pelato ti è rimasto male. No, ma come c'è sto velato bannato, ragazzi? Ma lui è la meme del suo canale, no, porca troia. Hanno bannato pure no, 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 no. Qua bisogna cominciare a fare. È stato Emanuele, è tu Emanuele. È di Faina Emanuele. Prova di un lavoro, vai a fare in culo, Emanuele. Vai a fare. Come Emanuele, Emanuele. Ma porta rispetto al moderatore. Vabbè, che Emanuele adesso per farsi perdonare donerà 10 sub. Ma porta no, non le donare, ma non le donare, non le donare. E tra l'altro, trova di un lavoro. No, ma poi aspetta, trova di un lavoro. Come se qualcuno in questo canale di merda lo pagasse, cioè trova di un lavoro. Povero Ema, è lui che ci paga. Ma è lui che ci paga, cretino. E lo fa pure. Ma è lui che ci paga, cretino. È lui che ci paga, imbecille. Non ce ne frega un cazzo, serve gente per fare. Cioè, ma non si può bannare cesso pelato, su, diciamo cazzate. Emanuele, stato ciao, fatto un errore, è stato fatto un errore. Ma certo, okay, scherziamo. Ha preso un provvedimento, dai, basta, via. Comunque, allora, siccome Orlo però l'ha messo Enerix e ha bannato cesso pelato, fattura di Enerix la prossima settimana. Certo, è ovvio. Se proprio. Allora, quindi questo per quanto riguarda la Juventus. Cesso pelato! Cesso pelato! Immenso! Cesso superato! Cesso pelato! Cesso liberato! Liberato! Cesso grande liberato. Cesso sembra che ha liberato il cesso. Vabbè, comunque per quanto riguarda il Napoli invece a me dicono che le cose per Osimhen si stanno sbloccando. Io adesso non so se sarà questa settimana o sarà la prossima. Siamo vicini ad una cifra sui 90 milioni. A me mi dispiace che Marco Giordano continui a smentire, non ha capito che con le società per fare il mercato non ci devono parlare. Infatti guardate Modaiale come volerà sul mercato della Roma e in generale, quindi di conseguenza io vi continuo a dire che le parti sono molto vicine. A Osimhen manca qualcosina per dire tutto ok sul contratto, diciamo che in linea di massima ci siamo sul contratto di Osimhen, siamo intorno ai 15-16 milioni più bonus, quindi di conseguenza vediamo quello che succederà. Però io penso che è una trattativa che andrà molto velocemente questa, perché Lukaku scalpita, ha tolto tutte le foto dal suo Instagram, quindi non solo quelle con la Roma ma anche quelle con le altre squadre, quindi questo può far capire tante cose, insomma, che è pronto a una nuova avventura togliendosi un po' tutto il passato di dosso. Io almeno l'ho letta in questo modo qui. E quindi una volta uscito Osimhen entrerà sicuramente Lukaku. Ma che deve togliere? Allora io dico una cosa, me l'hanno detta, non sono sicuro però ve la dico come mi è arrivata. Il Napoli non vorrebbe fare solo un attaccante, perché a Napoli dicono se prendiamo 90 milioni per Osimhen
tra una cosa e l'altra per Lukaku ne spendiamo circa 35-40 tra cartellino, costo delle commissioni e ingaggio al giocatore. Da quello che dicono a me, il Napoli starebbe cercando un'altra punta. Io adesso non so se è una punta importante. C'era Dovbik, ma Dovbik sta andando all'Atletico di Madrid. Punte importanti, ragazzi, è rimasto Gyökeres, ma Gyökeres costa 60-70 milioni. No, non penso. Non penso prendere a Gyökeres e Lukaku, onestamente. Ma Napoli fa solo il campione, prendere a Lukaku il giovane, al mazzo se va via Simeone. Oh. Non lo so, a me dicono che vorrebbero fare un'altra punta. Per sì, permettere che costa poco, dai, Damiano, ma che fa? No, non lo so, non lo so, però rimarrebbero 50 milioni Ale a disposizione del Napoli, 50 milioni loro potrebbero rompersi innanzitutto. Non so pochi, Innanzitutto su un altro difensore, perché Napoli in teoria potrebbe servire un altro difensore e poi magari un trequartista sotto la punta, magari puoi migliorare la uno a posto di Politano, puoi migliorare là. Sì. Ma alla fine il Napoli se vende Osimhen fa Lukaku, ragazzi, dai, lo sappiamo. No, Lukaku lo fa sicuro. Lo fa sicuro, ma vicino a Lukaku se vende Ma se tiene anche Simeone, Ale, se tiene Simeone. No, ma se vende anche Simeone ci mette il giovane di prospettiva, ma c'ha solo il campionato il Napoli. Cioè Lukaku fa tutte le partite del campionato, una settimana. Cioè, secondo me è evidente. Vediamo, non lo so, cioè io ti dico quello che mi dicono, poi non so se prenderanno un giovane, se prenderanno una punta affermata, io questo non lo so. So che comunque nelle idee del Napoli c'è da fare un'altra punta oltre Lukaku. Detto ciò, passiamo all'Inter, perché ha parlato l'agente di Riccardo Rodriguez, non so se puoi mettere al volo le parole. Sì. Mamma mia, comunque l'Inter arte povera. Ma frate, non c'è una lira l'Inter, frate, Riccardo Rodriguez under Simone Inzaghi diventa tipo un paese. Ma culo, testa di cazzo, mi sento per l'Inter, non vinco scudetto. Ma non c'è una lira l'Inter, ragazzi, non c'è una lira. Allora, tutto vero quello che scrive, è troppo vecchio però Cotri, guarda, tutto vero quello che scrive Sport Mediaset. Tutto vero quello che scrive Sport Mediaset, e sono stati fermati, tra virgolette, se così posso dire, sia Hermoso che Riccardo Rodriguez. Sono due profili che interessano molto a Simone Inzaghi, però il recupero del Buchanan. Simone Inzaghi ci deve interessare all'Inter, non Simone Inzaghi, testa di cazzo. Ma è l'allenatore Simone Inzaghi, quindi non sarà libero di se gli piacciono o no. Guarda che non è Baroni che non conta un cazzo. L'Inter ci devi dire, l'Inter. Guarda che non è Baroni che già si è piegato un pochetto a quello che fa Lodito. Abbiamo visto come si è incatenato Inzaghi a Lodito, abbiamo visto, testa di cazzo. C'entra? Ma sto parlando di oggi, sto parlando bene tutte le pippe, si è fatta andare bene. Ma almeno l'ottavo scudetto, vediamo Baroni perché cosa lo tu. L'ottavo scudetto, l'ottavo scudetto Simone Inzaghi. Vaffanculo, va. Lazio l'ottavo scudetto. Lazio non ha lottato per scudetto. Se non ci fosse stato il Covid. Lazio De Inzaghi non ha lottato per scudetto. Di mortacci tua. Che se c'è stava il Covid avevo vinto. Eccolo. Mi mancava. Poi so io da Lazio. Se te insieme da Lazio. Però non va bene perché alla Roma. Grande Sarri. Non dire che Oktrie sono degli straccioni come quelli che no, Oktrie non c'ha una lira. Cazzo, stanno a piano, Mezzo VIP Rodriguez. Ando gioca Rodriguez a Martorino. È svincolato. E faceva schifo al Torino l'anno scorso. È svincolato. Faceva schifo. Guarda, Sciscione, guarda. L'Inter ha preso. Questa narrativa in questo programma. L'Inter. Che più all'Inter rinascono. Non so. L'Inter. Ma questo lo dice gli ultimi anni, non lo dico io, Lo dicono gli ultimi anni, non lo dico io. Rodriguez l'anno scorso ha fatto schifo. Non è vero. Ma io ti dico, a parte che non è vero. No, non è vero. Qua dimostri che non guardi l'altra squadra. È stato uno dei migliori del Torino. Schifo tutto, non è che capito, però non dire che è stato, non dire che ha fatto schifo. Allora, l'Inter sta prendendo uno scarto del Torino, che è uno perché quelli ne hanno voluto più, perché hanno detto ragazzi, ce ne siamo liberati, chi vuole che rifirma. Lo sta prendendo la squadra campione d'Italia e la dinamica di questo programma è sotto Simone Inzaghi diventa Maldini. Ma che ci stai a raccontare? Che c'è quello, quello che penso io. Voglio dire, Oktrie non c'ha una lira per comprare i giocatori, sta prendendo gli scarti del Torino
uno scarto del Torino. Guarda, Augusto, questa è la narrativa, è questa, che dobbiamo fare. Guarda, questa, guarda, lo prendo, guarda, la verità, guarda, guarda, Augusto, a me dispiace sempre smentirti, ma è chiaro che tu non guardi calcio. L'Inter ha preso lo scarto del Bayern Monaco. Sommer è stato il miglior portiere in Italia lo scorso anno. L'Inter ha preso, cos'è stato Sommer? Cos'è stato Sommer? Per cos'è stato Sommer? Cos'è stato Sommer? Cos'è stato Sommer? Ma che stai col CD? Cos'è stato Sommer? Vabbè, per numeri è stato il miglior portiere in Italia. Cos'è stato Sommer? Vabbè, dai, ma è deficiente, su, pensa che è deficiente. Cos'è stato Sommer? Cos'è stato Sommer, dai. Allora, vado avanti, Augusto. L'Inter ha preso uno scarto della Lazio, Acerbi, ed è stato uno dei migliori difensori. Pagato! Testa di cazzo! No, 5! Bastardo! Ma come, ha fatto un anno... Ha fatto un anno di prestito e poi 4 milioni. Ma il primo, senza che urli, cara scimmia urlatrice, ma caco, dovresti stare nel deserto. Dove sei andato nel deserto? Ci devi tornare, capito? 4 milioni, non hai mai. Caro scimpanzé, col culo rosso. Il primo anno di Acerbi. Guarda, io lungi da me difende Acerbi. Ma il primo anno di Acerbi, parlo di calcio. Primo anno di Acerbi, quando l'Inter lo paga un milione di prestiti, quanto l'ha pagato? 800.000 euro, quanto l'ha pagato? No, mi sa che è manca a milione arrivato. Il primo anno che l'Inter paga Acerbi in prestito, lo prende praticamente gratis, ok? E fa la miglior stagione. La fa il primo anno. Dobbiamo fare. Perfetto. Ma non è che prendono un giocatore. Ti sto dimostrando che prendendo gli scarti. Non stai dimostrando un cazzo, perché non è uno scarto. Acerbi se ne va per problemi con la curva. E lo sai pure tu, testa di cazzo. Non se ne va perché è scarso. Rodriguez è scarso. Perché non lo rinnovano. Ma che sei stupido. Non lo rinnova il Torino. Non lo ma rinnova. Scusa. E qua ma tu scusa. Ce racconti che sotto ma scusa. 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 Bastardo. Scusa. Perdonami. La Lazio mette alle porte Acerbi. Ok, quindi diventa un esubero per i problemi che aveva Acerbi. Quindi per la Lazio diventa un esubero, ma non giusto? È uno scarto. E no, come lo vuoi chiamare? Non è uno scarto tecnico. E come lo... Ma non è tecnico, è uno scarto. Rodriguez, punto. È uno scarto tecnico. È uno scarto tecnico del Torino. Vabbè, c'ha ragione, dai, c'ha ragione. Ma due cose opposte. Ma io potrei andare avanti qua, Enerix, per ore, perché sappiamo che la qualità di Marotta, soprattutto, quando se la riprendere. Qualità di Marotta. Qui non si parla di qualità di Marotta, qui si parla del fatto che l'Inter non c'ha una lira, non può spendere i soldi, scusa, e c'ha bisogno di prendere uno scarto del Torino, che ha deciso di non rinnovare un giocatore perché fa schifo anche al Torino, ok? E se lo prende l'Inter a fare la panchina. Okay, questo è il dato, Enerix, questo è il fatto, questo è il punto. Se Octree, ma è chiaro che Octree non spende perché ha un fondo, quindi non ti, chiaro, non ti può... Dove aspetta, è chiaro? Fammi no, parlare. Se era chiaro lo dici di quando è entrato Octree. Ma anche Redbird. Ma aspetta. Ma è una cazzata, ma è una cazzata. Non si può parlare. Posso parlare? Devi dire, no, non puoi parlare, perché tu devi dire, non puoi cambiare idea ogni volta. Se era chiaro, lo dovevi dire appena entrato. No, ma aspetta, appena entrato Octree, ci hai detto un'altra cosa. Ma aspetta, fammi dire una roba. No, poi ti faccio rispondere. Poi ti faccio rispondere. È una cazzata, perché anche Redbird è un fondo. Anche Redbird è un fondo. Ma Redbird mi pare che stia investendo nel Milan. Ma Octree non ha voglia di farlo. Aspetta. Io quando Octree arriva, io non ti ho detto che avrebbe fatto gli investimenti da 50 quello. Milioni. Io ti ho detto, io non ti ho mai detto che l'Inter avrebbe comprato gente per 50 milioni. Vattene a rivedere il video. Io ti ho detto, hai detto che aveva il tesoretto. No. Hai detto, ascolta, che aveva il tesoretto. Io ti ho detto quando arriva Octree e voi parlavate di fallimento, l'Inter vende tutti, vende l'Ontario. Ma sì, ho parlato di fallimento. Scommetti che trovi il video. Abbiamo parlato. 50 euro. Abbiamo parlato di ridimensionamento. E non mi sembra che sia stato ridimensionato l'Inter. Ah no, tu prendi Rodriguez, no, non ti stai ridimensionando. Perché se fa male Buchanan, ah, cretino! Buchanan, ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma quello gioca largo a destra. Ma quello gioca largo a destra. Rodriguez gioca a braccetto di sinistra. Fermi, fermi, fermi. No, ma che c'entra Buchanan? No.
No, 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 mo mi incazzo perché mi state a mettere parole in bocca che non ho detto. Mo mi incazzo. No, perché io ho sempre mantenuto la linea e la mia linea sta avendo ragione. Perché ho sempre detto, adesso prendo, adesso ti giuro che vado a prendere i video che Enerix diceva che è bello, è fallita l'Inter. Io ti dissi, fermati, fammi parlare. Io dissi, ragazzi, guardate che da quello che dicono a me, l'Inter manterrà tutti. E infatti, fammi parlare, Macaco. Scimpanzé, fammi parlare, urlatore. Ma tu devi dire Mocaco, perché tu moccati dalla bocca. Parole di merda, te le vendi. Sì, tu dici cose che non sono vere. Tu ci hai raccontato una cosa. Non si può parlare. Ma mi spieghi perché si può dire per la Roma che è una base non di posso parlare. E per l'Inter non si può dire che la squadra campione d'Italia spende zero per i cartellini. Zero per i cartellini. Innanzitutto ha speso 15 milioni per Martinez. Però questo lo sapete. Ma scusa, hanno i soldi che caccia al trio. Ho detto una cazzata perché non è vero che l'Inter non ha speso soldi. Cosa è stato Sommer? Aspetta, ma a me non me ne frega un cazzo. Io ti sto parlando di quello che ho detto io. Io ti ho detto che l'Inter avrebbe mantenuto i suoi asset. Infatti Oaktree che cosa fa? Ha rinnovato Barella, ha rinnovato Lautaro Martinez a una cifra spropositata, ma secondo le logiche. Ma scusa, ho fatto un casino. Secondo le logiche tue che dicevi che l'Inter avrebbe venduto quello perché doveva risanare e doveva rifare, ti ho detto che l'Inter ha mantenuto innanzitutto tutto l'apparato dirigenziale, perché ha mantenuto Marotta, anzi l'ha fatto presidente, ha mantenuto Ausilio, Antonello e via discorrendo. Mantiene Barella e gli rinnova il contratto. Mantiene Lautaro Martinez e gli rinnova il contratto e glielo aumenta. Mantiene Simone Inzaghi a 6 milioni e mezzo più bonus. Quindi evidente che per me sono pure pochi, ma evidentemente ha mantenuto gli asset che ti avevo detto. Ti faccio una domanda, Faina. Se vuol dire per le 19 società di Serie A, per l'Inter invece Faina, ma l'Inter ha vinto. Scusami Augusto. Ma ti faccio una domanda, Faina, rispondimi un attimo. Perché tanto ci sono sta ripetere le stesse cose. Non me ne frega un cazzo. Appunto, fammi rispondere a me. Va bene, Ciccio, non ce ne frega un cazzo. Ti dicevo. Non lo puoi cacciare fuori, se abbiamo dato una parola. Ti dicevo, ascoltami. Ok. Secondo te, ok, quest'anno rinnovi tutti, ma l'anno prossimo che De Vrij e Acerbi non possono più giocare a calcio perché hanno 40 anni, ok? L'anno prossimo che Mkhitaryan non può più giocare a calcio perché ha 40 anni. Ascoltami, okay, secondo te il mercato come lo finanzi? Una società che non caccia i soldi, secondo te il mercato come lo finanzia? Ok, posso risponderti? Vai. Innanzitutto l'Inter prende un asset importante come Frattesi, uno dei migliori centrocampisti d'Italia lo scorso anno, e gli fa fare la panchina. Comunque gioca poco, perché questo in funzione del saluto prossimo magari di Mkhitaryan. Non perfetto. Puoi giocare con Barella e Frattesi insieme, te l'ho già detto, aspetta, e te l'ho già spiegato. Io ti aggiungo, questa è una cosa tecnica e non mi riguarda. Però invece te riguarda, visto che stiamo parlando di sostituti. No, a me non mi riguarda. Guarda, io sto parlando, tu mi fai una domanda di soldi, io ti rispondo con i soldi, non ti rispondo di tecnica, ok? Io ti rispondo con i soldi. Io ti ho detto semplicemente una cosa, voi parlavate di dimensionamento, io ti ho parlato di mantenimento, fermati, io ti ho parlato di mantenimento di quello che c'era prima, senza smantellare nulla, e chiaramente essendo un fondo non avrebbe speso 40-50 milioni. Ma cosa l'hai messo? Posso? No, devo andare a prendere. Ma sei tu... Ma aspetta, posso concludere? Quello che ieri ti sei incazzato perché le società italiane non spendono più soldi. Quando in Italia non te la Lazio deve spendere posso finire? Soldi. Posso non finire? Puoi finire perché questa cosa qua mi devi spiegare. Ieri tu hai detto che la Lazio deve spendere soldi. La Lazio ha speso più soldi dell'Inter, che l'Inter è campione d'Italia. Cioè spieghi per quale motivo la società Inter è oggetto di una cazzo di critica da parte tua e deve essere osannato perché va a trattare Rodriguez scarto del Torino. No, io non ho ma Augusto, comunque tu hai dei problemi seriamente quando si parla di Inter. Ma a prescindere da questo, e concludo, caro il mio Macaco, sì, che poi devo andare io. Ti aggiungo che
non solo continuo sulla mia linea, cioè quella che ti dico, che il prossimo anno Enerix, secondo me, poi magari non lo so, non succederà, se venderanno o finirà il contratto di De Vrij e Acerbi, secondo me l'Inter non si farà trovare impreparata. E come lo finanzia il mercato? Andiamo con le opinioni, non andiamo con le Ma è un'opinione. Grazie Palermo, è un'opinione. Per l'Inter non posso mai. Posso no, finire. Octri è un Octri, da quello che dicono a me, dovrebbe essere un traghetto, passatemi il termine, per per il futuro, la futura compravendita di un'altra proprietà importante. Quindi che farà Octri? Cercherà di recuperare, già sai che l'Inter verrà Pensiamo a parlare Caruso. No, però aspetta. Comunque ho capito, ragazzi, io vi prometto una cosa. Io quando si parla dell'Inter non parliamo con Ciccione, Ciccione sta fuori. Che tu non si può parlare, no, c'hai troppo il dente avvelenato. Siamo partiti, io non c'ho, a me l'Inter me ne frega niente, a me questa narrativa tua mi fa incazzare, perché tu ieri dici la Lazio deve spendere i soldi per comprare. Ma perché non lo dici per l'Inter? Perché fai passare Rodriguez per un po' d'acquisto? Perché allora, innanzitutto se io no, non mi conviene assolutamente. Perché io sti quattro pezzi dell'Inter che pensano che tu sei simpatizzante dell'Inter. No, ma io non penso nulla, io parlo. Sputerà merda pure sanno di voi, sì, lo so, però se mi fa parlare un secondo, sta dicendo tutte cazzate completamente fuori di sé. Quello che dico semplicemente io è che secondo me ci sarà questo traghetto che porterà Octri a far rimanere l'asset dell'Inter, così per poi venderlo ad una cifra consona, magari anche con l'apporto dello stadio. Ti spiego l'ultima cosa, poi per favore mi devi dare i soldi se vuoi che ti spieghi le cose, perché se no non posso fare lezioni gratis. Per quanto riguarda quello che tu dici, nel senso che l'Inter deve spendere i soldi, in questo momento è un periodo di transizione per l'Inter, non è una società che c'ha da vent'anni un presidente. In questo momento c'è un momento di transizione. Quando l'Inter verrà acquistata, penso molto probabilmente nei prossimi anni, da qualcuno, allora lì potrà ricominciare a spendere. Un po' quello che è successo con il Milan. Il Milan nei primi anni può essere criticata. Il Milan non è che non può essere criticata. L'Inter è la squadra più forte d'Italia, amico mio. Ma perché l'Inter non ha bisogno di acquisti, è la squadra più forte d'Italia. L'Inter non ha bisogno di acquisti, allora segnate. Che c'è bisogno da dire? Perfetto. È chiaro che allora se l'anno prossimo esce in Coppa come quest'anno, esce in Coppa e tu mi vieni a dire la panchina, io mi segno sta data oggi 22 luglio. Io ti dico una cosa. L'Inter non ha bisogno di acquisti e non io ti dico di che ne uscita per colpa di acquisti. Io ti dico un'altra cosa invece, Augusto. Ti dico che se Simone Inzaghi riuscirà a riconfermarsi, cioè in quello di vincere un altro scudetto, secondo me avrà fatto meglio dello scorso anno. Senti che vabbè, Namo, perché il vero apporto dell'Inter non sono i giocatori ma l'allenatore in panchina. La leccata di culo ci mancava e dovevamo finire il discorso, lo sai perché non era finito? Perché non era arrivata la leccata di culo a Simone Inzaghi. Adesso può finire la trasmissione, sei contento? Spero. No, perché purtroppo non ci hai capito un cazzo manco oggi e t'ho annientato, però non fa niente. Tutto questo ora per culo Simone Inzaghi, se lo depila almeno stiamo tranquilli. Per favore, fuori per favore, asso. Per favore. Fuori asso. Ragazzi, allora. Ma speriamo non ce lo pulisce, almeno lecca qualcosa che potete saporire. Grazie Ciccione, ciao Agu. Ringraziamo e salutiamo Augusto Ciccione, che purtroppo Agu non capisce un cazzo, ma gli vogliamo ciao, bene. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, salutiamo e ringraziamo Daniele senza computer. Ma gli arriverà quello nuovo grazie ai nostri donator. Grazie a Asso di Roma. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, grazie.